Ed eccoci arrivati al terzo appuntamento con la nostra Città TV. 7 giorni di notizie dal Comune di Prato, la nuova trasmissione a cura dell'ufficio stampa del Comune, in onda ogni venerdì alle 21.15 su Toscana TV. Diamo insieme uno sguardo ai principali argomenti di questa puntata. La visita del presidente Matteo Renzi al Museo Pecci in vista della riapertura dopo 3 anni di lavori. Meno sprechi e più qualità per l'acqua che esce dal rubinetto di casa. Un autunno tutto da sfogliare alla biblioteca Lazzarini per dire no alla violenza sulle donne. Infine, un francobollo speciale per celebrare i 158 anni di storia del biscottificio Mattei. Cominciamo! Ancora molto bello, ma c'è ancora da lavorare. 16 ottobre, pratesi e non pratesi, tutti qui all'inaugurazione. Queste le parole del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, in visita al Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, dove stanno per finire i lavori della nuova struttura, che sarà inaugurata il 16 ottobre. Il Premier ha espresso al Sindaco Matteo Biffoni grande apprezzamento per l'architettura e la funzionalità dell'opera, ha salutato le autorità presenti, si è soffermato con i lavoratori del cantiere e con 2 artisti al lavoro per il vernissage d'apertura con la mostra La fine del mondo. Dopo 3 anni di lavori, il Pecci torna sulla scena artistica internazionale. Con uno spazio espositivo raddoppiato dal progetto Astronave dell'architetto Maurice Nio, diventa il polo artistico contemporaneo della Toscana. Più efficienza, meno perdite e pressione adeguata per garantire un servizio idrico migliore a tutta la città con un minore impiego di acqua. La cosa più importante, al di là della riduzione delle perdite superficiali, è il recupero della risorsa da perdite occulte. Sono quasi più di 200 litri al secondo che abbassano sensibilmente la quota di fabbisogno di Prato, quindi rendendo molto, molto più stabile il sistema acquedottistico. Ammontano a 1.200.000 euro gli interventi pratesi di Publiacqua, che hanno ridotto del 40% le perdite occulte, con un risparmio di 200 litri al secondo. Per tutta la città è ora sufficiente una portata di 800 litri al secondo, contro i 1.000 dell'anno scorso. Tra l'autunno 2015 e il settembre 2016 sono state individuate oltre 400 perdite, quasi tutte già riparate. Inoltre si attinge di più dalla falda, che copre il 50% del fabbisogno cittadino. Noi puntiamo entro il 2018 a rendere Prato autosufficiente dal punto di vista idrico. Già oggi abbiamo aumentato e siamo al record storico di attingimento dell'acqua dalla falda pratese. Torna un autunno da sfogliare. Oltre 150 le iniziative, tutte a ingresso libero, dal 1 ottobre fino a Natale. Il ricco cartellone coordinato dalla Lazzarini è a cura del sistema bibliotecario provinciale pratese con il sostegno del Comune di Prato e della Regione Toscana. Il lato oscuro e i 1.000 volti della violenza sarà il titolo di una serie di iniziative che avranno come filo conduttore appunto il tema della violenza, soprattutto quella sulle donne. C'è un'analisi compiuta e sfaccettata del fenomeno della violenza che caratterizza questo nostro tempo, sembra con intensità crescente. Non ci nascondiamo di fronte a questo fenomeno sociale e gli appuntamenti in biblioteca sono un momento per riflettere tutti assieme su questo. Non mancherà l'appuntamento con l'apertura straordinaria delle biblioteche di Prato e della provincia. Inoltre, dal 3 ottobre, la Lazzarini sarà aperta anche lunedì mattina, con orario continuato dalle 11 alle 20.30. I biscotti di Prato diventano un simbolo che rappresenta l'Italia del lavoro. Il biscottificio Antonio Mattei ha ricevuto dal Ministero dello Sviluppo Economico il prestigioso riconoscimento del francobollo nella serie tematica Le eccellenze del sistema produttivo ed economico italiano. Con il francobollo, la storia del biscottificio intrecciata con quella della città, con quella, vorrei dire, di ogni pratese, con la tenacia, la difficoltà, la creatività, i problemi
che caratterizzano la vita rimane dentro la storia nazionale. Il bollo è stato presentato ufficialmente nel salone consiliare del comune con una grande festa, a cui hanno partecipato il sindaco Matteo Biffoni e gli eredi della storica azienda. Una storia di Prato che ora parla però a tutto il mondo. 150 anni ci si arriva per qualità, per voglia di innovare, per essere sempre al top, diciamo, sui mercati, e penso che sia una storia che parla di Prato, della nostra comunità. La vignetta riproduce il caratteristico sacchetto blu legato a mano, affiancato dai tipici cantuccini, il prodotto più famoso del territorio. Gli esemplari disponibili sono circa 600.000, reperibili in tutti gli uffici postali. E con questo è tutto per oggi, vi ringrazio della vostra attenzione e vi do appuntamento a venerdì prossimo alla stessa ora. Vi ricordo infine che la trasmissione è anche online sul portale Notizie di Prato. Arrivederci!